È iniziato con le prime luci dell'alba lo sgombero dei seminterrati all'ex Moin in via Giordano Bruno a Torino. Oltre 60 persone sono state trasferite, non senza tensioni, in degli alloggi messi a disposizione dalla diocesi di Torino. Nei sotterranei, al centro di numerose polemiche da mesi, vivevano oltre 60 persone in condizioni di disagio tra mobili vecchi e materiale di scarto. Quasi tutti i migranti hanno accettato il trasferimento, ma cinque irriducibili hanno espresso fermamente la loro contrarietà. Questo è il primo passo di un ampio progetto che dovrebbe portare nel corso dei prossimi mesi a un'effettiva liberazione delle quattro palazzine occupate. Si attendono ora i posti che dovranno essere messi a disposizione dal comune dopo lo sforzo della diocesi. Siamo andati all'ex Moi a vedere quale sia la situazione. We need documents. For 5 years I don't have documents. I go to the hospital, what is a kid, I said, I eat. We know they go. Chico say, we know they go. We know they go, we know they go. Chico say, we know they go. We know they go, we know they go. Chico say, we know they go. Capito? We are not going anywhere. Allora dove a casa, ma casa questo io non interessa, però io non c'ho documento di qua. Quando io vado là, come io faccio? Non faccio niente, con gallo, con campo, con vari, mangiare, dormire, come chiama, e se pronto e viene a mangiare. Non è intanto così, come io vengo in Europa, con cerca la vita bene con me, però con casa, io c'è una grande casa con l'Africa, io c'è un problema con l'Africa, io lascio come casa l'Africa, io vengo qua. Io non c'è niente documento, io c'è qua 3 anni, adesso qua 4 anni, non c'è documento. Io faccio commissione ancora, ancora negativo, ancora negativo. Come fai Europa? Tu anche io lo sai, quando persona c'è Europa non c'è documento, non faccio niente. Tu lo sai, io lo sai. Ma allora con primo aiuto non è casa, non è mangiare, non è così. Quando tu aiuti con documento, prima non ci sono parlare con me, vai fuori. Io con me, io pensare, vai a cercare la vita, vai a cercare lavorando, vai a cercare qualche cosa. Non c'è lavoro, non... mangi, troppo difficile per mangi. Io giro Macaieli, Nicelino, anche tutti Torino. Cercare tutto di donne di demonizia. Quello che c'è, quando c'è buono scape, prendi. Quando c'è ferro, prendi. Quando c'è alluminio, prendi. Quando c'è coppa, prendi. Quello che c'è, io piace, io prendi. I sindacati di categoria del settore edile, CGIL, CISL e UIL, in presidio a Torino. E siamo qui oggi, abbiamo detto questo sit-in per appunto sensibilizzare quello che poi sarà il motivo vero, che sarà lo sciopero del 18 dicembre per quanto riguarda il contratto di edilizia, un contratto che riguarda 1,5 milioni di lavoratori e è soprattutto un contratto atteso da un settore che è stato quello più, diciamo così, martoriato dalla crisi, e un settore che ha perso 800.000 addetti in tutta Italia. E che solo nella provincia di Torino dal 2008 ad oggi ha perso quasi 10.000 posti di lavoro e ha perso 1.800 imprese che hanno chiuso e qualcuno ha fallito. E quindi oggi siamo qua perché questo contratto, oltre che la parte salariale, è un contratto nel quale dobbiamo andare, come dire, a scrivere delle regole con l'ANCE che proprio vadano soprattutto a limitare quello che oggi è l'evasione del contratto edile. Quindi ci sono più di 3.000 lavoratori in nero, ci sono più di 4.000 lavoratori al quale vengono applicati altri contratti che non è quello edile, quindi metalmeccanico, il florivivaista, il contratto dei servizi. Quindi noi chiediamo fortemente il contratto di cantiere. Allora, noi oggi stiamo puntando sulla sensibilizzazione verso la gente, verso i lavoratori, sullo sciopero generale che verrà fatto il 18. I punti sono semplici, la crisi ci sta attanagliando, noi abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di un nuovo contratto, abbiamo bisogno di regole nuove che cercano di aiutare a aggiustare il nostro settore. Gli implacabili nomi sono 9.000 addetti in meno, ma stiamo parlando di molti lavoratori ancora oggi in nero, con sotto cooperative sfurie, sotto false partite IVA. È una situazione che non può più essere sostenibile. Siamo veramente molto arrabbiati perché il contratto nazionale è quella cosa che dovrebbe dare regolarità e equità dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. A oggi il contratto è scaduto da più di un anno, i lavoratori continuano a essere maltrattati e bistrattati. Il nostro contratto edile è sempre quello peggiore, ci sono morti bianche, ci sono purtroppo un'enormità di
di gente che perde il posto di lavoro. Torino non è diversa dal solito, siamo meno del 50% dal 2008 a oggi. Vogliamo il contratto nazionale per più tutela dei lavoratori, più diritto e più sicurezza nei cantieri. Lo slogan di oggi è contratto subito. Noi qui a Torino non stiamo facendo una cosa diversa da quello che si sta facendo in Italia. Oggi in tutta Italia, su tutte le sedi d'Italia, in sostanza, scusatemi la ripetizione, ci sarà questo sit-in che è in preparazione della grande manifestazione che faremo a livello nazionale, centro Italia, nord Italia e isole sud Italia, per dire a grande voce contratto subito, perché contratto è necessario per riprendere il nostro settore. Perché sul kiwi non siamo all'anno zero? Perché sono anni che stiamo lavorando anche sulla questione della moria, del collasso del kiwi, iniziano a intravedersi alcune soluzioni e soprattutto dobbiamo pensare che la cultura del kiwi sia il capolinea, una cultura strategica per il Piemonte, 5.000 ettari investiti che dobbiamo accompagnare nel suo sviluppo anche futuro per dare competitività a molti territori del Piemonte. Qual è la missione e gli obiettivi di Agrion? E di indagare su tutte quelle che possono essere le cause di questa moria delle piante di kiwi e dare effettivamente delle soluzioni agli agricoltori per cercare di prevenire e difendersi da queste problematiche. Dall'altra parte di andare a provare, a sperimentare tutte le soluzioni che ci sono in campo oggi a livello nazionale e vedere quelle che sono fattibili da utilizzare sul nostro territorio. Qual è la situazione per i produttori di frutta dell'area del Pinerolese? Ma come tutto il Piemonte, quest'anno è stato un anno particolarmente difficile per il settore frutticolo, soprattutto per alcune varietà. Pesche su tutte hanno avuto un'annata difficile, partita tra l'altro anche con condizioni climatiche non semplici. Il gelo ha ridotto moltissimo la produzione, un po' di tutta la produzione frutticola del Pinerolese, ma di tutta la regione. Qui stamattina a Cavour parliamo di un problema specifico, che è quello della moria del kiwi, un problema che ormai da alcuni anni mette in difficoltà i produttori di tutto il Piemonte, sia per il gelo che quest'anno ha ulteriormente aumentato le difficoltà, sia per i problemi di batteriosi, asfissia e moria in generale. Sicuramente l'attività dei centri di assistenza tecnica è fondamentale per cercare di dare ai produttori alcune risposte, e ovviamente la collaborazione tra produttori e quella che è l'assistenza tecnica che Agrion mette a disposizione con l'assistenza tecnica di Coldiretti diventa fondamentale per cercare delle soluzioni a un problema non semplice, ma sicuramente non siamo al capolinea, bisogna ridisegnare un pochettino il sistema produttivo e cercare di trovare delle soluzioni tutti insieme. Il 25 novembre è giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Torino la presentazione delle iniziative. Moltissime le iniziative, come ogni anno, che vedono coinvolta la città di Torino. Questa sera a partire dalle 18 verranno illuminate per 16 giorni consecutivi le fontane in piazza CLN grazie al gruppo Zonta, il Zonta Club International. Il 25 novembre verrà illuminata la facciata di Palazzo Civico, sempre di arancione, che è il colore appunto contro la violenza, come su proposta del comitato di Young Women, ma soprattutto tantissime iniziative diffuse in tutta la città e nell'area metropolitana grazie alle attività delle donne, delle persone, dei centri e delle associazioni che in qualche modo si occupano di contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne. Ricordiamo che il 25 novembre è solo un giorno, ma in realtà tutto l'anno è importante mantenere l'attenzione su queste tematiche, che non sono un'emergenza, ma sono un problema strutturale, culturale e sistematico del nostro Paese. A tal fine, per rispondere in maniera concreta e tutto l'anno, il Comune di Torino, insieme alle donne del centro antiviolenza, del coordinamento contro la violenza sulle donne, eccetera, ha costruito, mettendosi a tavolino dopo un lavoro davvero di mesi, la prima campagna molto forte che su questo tema vuole svelare e raccontare un'altra storia. Non è che lei era mal vestita, non è che lei era gelosa, non è che era troppo amore, si chiama violenza e bisogna ritornare a chiamare le cose col proprio nome. È stato anche scelto il titolo "È tutta un'altra storia". Cosa significa? È tutta un'altra storia proprio perché le donne che in qualche maniera subiscono violenza, e quindi non ne sono vittime ma la subiscono, perché poi la narrativa vuole che anche le donne siano vittime, cioè persone che non possono reagire alla violenza, mentre in realtà hanno gli strumenti per reagire, e noi diamo loro anche i contatti per riuscire a uscire da queste situazioni. In realtà molto spesso viene narrata con un intento giustificatorio
di chi ha fatto l'aggressione. Lei era vestita in maniera provocante, era ubriaca, eccetera, mentre in realtà questa è violenza e vogliamo tornare a chiamarla violenza. Quindi un'altra storia rispetto a quello che è la narrazione comune, un'altra storia che torna a chiamare le cose col proprio nome e dà alle donne, attraverso gli opuscoli, attraverso le campagne, la possibilità anche di conoscere attraverso esperienze dirette, storie dirette, le moleste sul luogo di lavoro, lo stalking, il mobbing e altre tipologie di violenze che possono subire, verbali, fisiche, sessuali, eccetera, e in qualche modo avere i numeri verdi e i numeri di pronto intervento per poterle prontamente denunciare e sapere che l'amministrazione e tutto lo Stato sono dalla loro parte e sono pronti a rispondere. Conclusione, gli obiettivi della campagna. L'obiettivo della campagna è quindi diffondere una cultura che in qualche modo recupera le parole corrette quando si parla di un fenomeno. Quando si ragiona in tema di violenza di genere nei confronti delle donne non ci sono giustificazioni. Quella è violenza e come tale deve essere trattata. Appena inaugurata la fiera del tartufo di Asti, che edizione sarà quest'anno, Sindaco? Sarà un anno zero di sperimentazione per cercare un rilancio di una fiera che in passato non ha potuto esprimersi come il suo potenziale. Oltre al vino e tanti altri prodotti caratteristici importanti, questo territorio ha nel tartufo una delle più belle cose che può offrire ai turisti. È infatti nelle terre del Monferrato che si cerca e si trova il tartufo più pregiato ed è nella nostra piazza Statuto che la mattina presto avviene il più importante mercato di questo prodotto. Quindi è giusto che un'amministrazione comunale in una città come quella di Asti, legata al suo territorio, investa in questa iniziativa e non lo faccia soltanto così, tanto per farlo, tanto per avere un'iniziativa in più, ma perché crede in questo prodotto, crede che questo prodotto possa anche avere un'attrazione, una vocazione turistica, è quello che immaginiamo noi e per cui stiamo lavorando in questo senso. Elisa Pietragalla ha organizzato per il Comune di Asti questa manifestazione, la Fiera del Tartufo, e può darci qualche suggerimento per un visitatore ideale che passi da queste parti. Che cosa trova in questa piazza? Beh, innanzitutto ci troviamo nella piazza principale di Asti, piazza San Secondo, dove troviamo la collegiata di San Secondo e il Palazzo Civico, quindi il municipio. E la Fiera del Tartufo è stata per l'assessorato alle manifestazioni e la nuova amministrazione la prima grande manifestazione che abbiamo organizzato. Già da questa mattina a Palazzo Ottolenghi e in Piazza Roma abbiamo ospitato 5 classi delle scuole elementari dove hanno potuto i bambini capire cos'è la cerca, capire cos'è il tartufo, come si trova, e a Palazzo Ottolenghi, appunto nel ristorante del Tartufo, hanno potuto imparare a fare i tagliolini, quindi i famosi tagliolini al tartufo. Oggi pomeriggio, già da questa mattina, in piazza San Secondo e per un tratto di Corso Alfieri si è inaugurato il mercatino con prodotti tipici regionali, prodotti tipici dell'autunno e anche con qualche prodotto diciamo non della nostra regione. Il 18 novembre è la giornata mondiale della cura delle ulcere e delle ferite difficili. Nel mondo circa il 3% del budget sanitario viene speso per la cura di questa patologia, che è sempre più diffusa e ha un elevato impatto sociale. Claudio Ligressi, direttore della IAVC Accademia per la cura delle ferite difficili, ogni anno organizza corsi e convegni per migliorare la qualità di queste cure in Italia. In occasione della giornata mondiale della cura delle ulcere e delle ferite difficili, ha visitato gratuitamente decine di pazienti che si sono presentati nell'ambulatorio della farmacia Dova a Nizza Monferrato. È una malattia molto invalidante, parliamo di ulcere di piccole dimensioni che possono anche lasciare un segno indelebile per tutta la vita come cicatrici, ma soprattutto impediscono
spesso ai pazienti di poter lavorare, di poter agire, e costringono anche i loro familiari a visite continue in vari ambulatori, a girare in molti ospedali, anche nei pronto soccorsi. Sono malattie invalidanti e sono malattie in crescita. Pensate che oltre 2 milioni di persone in Italia ogni anno sono affette da questo problema. Perché? Perché sicuramente è una malattia che colpisce di più l'anziano, e sappiamo che l'età media aumenta ogni anno e quindi aumentano anche le malattie croniche. Noi oggi siamo qui per questo, siamo qui per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ringraziamo ovviamente chi ci ospita in questo momento, e quindi la farmacia Dova di Nizza Monferrato, e chiaramente stiamo qui per visitare in maniera gratuita alcuni pazienti che oggi arriveranno qui in questo poliambulatorio. E speriamo che questo serva anche per le istituzioni a creare quella sensibilità e quindi venirci incontro nella cura di queste patologie, facilitando i pazienti nell'acquisto di materiali, riducendo i costi anche delle visite. È aperta al Cantinone della Provincia la mostra di Giorgio Marinoni dal titolo Alpe, cultura, tradizioni, il lavoro, i luoghi e le stagioni degli alpigiani biellesi attraverso i dipinti e i disegni dell'artista pollonese. Curatore della mostra Gian Mario Tà, che ha curato in anni recenti le mostre di altri illustri pollonesi come Placido Castaldi, Adriano Fenoglio e, nel 2017, Lorenzo Delleani. Sì, è vero, con Giorgio siamo amici da anni. Quando mi ha chiesto di collaborare, perché in effetti abbiamo collaborato assieme per fare questa mostra, ho accettato e sono veramente contento. E siamo partiti dalla primavera per arrivare alle nevi che lui ricorda nei quadri di Castaldi. Molte sue opere assomigliano e potrebbe averle dipinte il pittore pollonese che lui ammirava, anche se non le è mai stato allievo, però possiamo dire che sicuramente è un seguace. E poi la bellezza dei volti dei contadini, dei nostri margari. Noi entrambi siamo nati a Pollone, sappiamo cosa vuol dire il territorio montano, e in quei volti che ricordano addirittura le fotografie di un altro grande, Gianfranco Bini, scomparso. Lui ha fatto delle opere iperrealiste con l'acquerello, più una tecnica mista, comunque vedi i volti segnati dalla fatica e dal tempo. E devo dire che pochi pittori biellesi arrivano a tanto. Giorgio Marinoni sicuramente è uno dei più bravi acquerellisti del nostro tempo, e abbiamo lavorato bene assieme. Io ho suggerito di mettere qualcosa in più, come per esempio degli aforismi, che poi lui ha scelto dove metterli, e sicuramente devo dire che anche lì è un bravo artista. La mostra, che racconta le montagne biellesi, ha un percorso ordinato che attraversa le quattro stagioni. Il perché di questa scelta ce lo spiega proprio Giorgio Marinoni. Perché, come al solito, è sempre meglio avere un percorso che parta da un punto ben preciso dell'anno e finisca con l'anno successivo, con tutto quello che ci sta in mezzo. Luogo, giorni e orari della mostra. La mostra si trova al Cantinone della provincia di Biella, si intitola Alpe, che è un titolo che racchiude un po' tutto il mondo dei contadini, dei margari e l'ambiente montano, e sarà aperta fino al 30 di novembre, nei giorni feriali solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, mentre al sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Le persone che visiteranno questa mostra sicuramente troveranno delle gradevoli emozioni, perché comunque sono delle opere veramente belle.